Signore sia con voi. La parola del Signore ci invita questa mattina alla conversione. Questo cambiamento che il Signore ci chiede deve essere un impegno serio, quotidiano, non di tanto in tanto. E convertirsi significa non cambiare certi atteggiamenti solamente esteriori, ma significa cercare di aderire pienamente all'annuncio di misericordia portato dal Cristo. Significa cambiare la nostra mente, il nostro cuore e cercare di aderire il più possibile a questa parola del Signore, diventare responsabili della nostra salvezza, della salvezza degli altri. Non sempre lo abbiamo fatto e allora prima di cominciare ancora una volta questa Eucaristia domandiamo il perdono al Signore. Dal libro del profeta Giona. Fu rivolta a Giona questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico. Giona si alzò e andò a Ninive, secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, larga 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per 1 giorno di cammino e predicava: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccole. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che avevano minacciato di fare loro e non lo fece. Parola di Dio. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Questo vi dico, fratelli, il tempo si è fatto breve. D'ora innanzi, quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero. Quelli che piangono, come se non piangessero. Quelli che gioiscono, come se non gioissero. Quelli che comprano, come se non possedessero. Quelli che usano i beni del mondo come se non li usassero pienamente. Passa infatti la figura di questo mondo. Parola di Dio.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio, diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare, erano infatti pescatori. Gesù disse loro: venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. Subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. Subito li chiamò, ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca, con i garzoni andarono dietro a lui. Parola del Signore. Diceva solamente: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Conseguenza di questo è che questa predica così corta ottiene veramente un effetto straordinario. Infatti si dice: i cittadini di Ninive credettero a Dio, dal più grande al più piccolo. Quindi è veramente un successo quello di Giona. È vero, guardate, facciamo attenzione. Il libro di Giona non ci racconta una storia. Il libro di Giona non intende riferire dei fatti che sono veramente successi. Intende piuttosto narrare una specie di parabola per insegnare che cosa? Per insegnare che Dio invita tutti quanti, anche i pagani, alla conversione. È sempre disposto a riconoscere la buona volontà degli uomini, a dare il suo perdono. È vero, convertirsi non è facile. Guardate, anche lo stesso Gesù non ne ha mica convertiti tanti poi nella sua vita. Sì, ha fatto tanti miracoli. Ma poi, una volta ottenuti i miracoli, quelli se ne andavano a casa loro. Anche perché, lo dico perché al momento del processo, guardate, sembrano tutti d'accordo nel gridare a morte, sono contro di lui. Quei pochi che forse non erano d'accordo con lui, che erano d'accordo con lui contro gli altri, se ne stanno zitti per paura. Convertirsi è presto detto. E guardate che non basta recitare un atto di dolore. Credere al Vangelo, si fa presto a dirlo, non basta recitare il credo alla domenica per dirci che siamo, che noi crediamo al Vangelo.
E poi vedete, c'è questa reazione un po' strana per noi cristiani. Questo continuo ripetere da parte del Cristo: convertitevi, credete al Vangelo. La nostra prima reazione è questa, ma ancora un'altra volta. Ci è stato detto nell'Avvento: convertitevi. A Natale ci hanno detto: convertitevi. Adesso arriva la Quaresima: convertitevi. E basta, insomma, non se ne può più di questa parola. Anche perché noi diciamo: se noi non fossimo convertiti non saremmo qui in chiesa. Guardate che dobbiamo fare attenzione, perché questa parola, a furia di sentircela ripetere, può diventare davvero vuota. Anche perché noi, quando parliamo di conversione, la intendiamo come questi cittadini di Ninive. Cosa hanno fatto loro? Hanno cambiato qualcosa della loro condotta malvagia. Cioè, bestemmiavano prima, adesso mi sono convertito, non bestemmio più. Rubavo prima, adesso mi sono convertito, non rubo più. Se la conversione è questa, sì, potrebbe anche andare fino a un certo punto. Perché il Signore ci dice: non solo convertitevi, cambiate atteggiamento, eccetera, ma il Signore ci dice: credete nel Vangelo, credete nel Vangelo. E questo significa che la nostra conversione deve avvenire prima qui, in testa. È con la testa che si crede. E guardate, io credo che la cosa più importante per noi è veramente questo: con la testa, con il cuore. E guardate che questo convertitevi e credete al Vangelo, che oggi ce lo dice ancora una volta il Signore, è fatto perché alle volte ci sentiamo tanto tranquilli. Alle volte io mi chiedo: ma io sono già convertito? Come prete sono già convertito? Non credo. Non lo faccio a voi, perché ognuno ha la sua risposta. Però alle volte è bene non raccontarci bugie. Le nostre angosce, il nostro stress, le nostre depressioni che abbiamo, eccetera, forse nascono dal fatto che guardiamo la realtà con il binocolo a rovescio, cioè non diamo il giusto peso, la giusta importanza ai fatti, alle situazioni, alle persone, al nostro rapporto con il Signore. E quindi, se il Signore ci ripete continuamente, in Avvento, a Natale, in Quaresima, sempre ci ripete: convertiamoci, crediamo al Vangelo, proprio perché questa conversione non finisce mai, fino alla fine della nostra vita. E quindi sappiamo noi i disastri che combiniamo nella nostra vita, però non dobbiamo rassegnarci o lasciarci prendere dalla disperazione. Il Signore ci invita continuamente: convertitevi, credete nel Vangelo, cambiamo noi stessi, cerchiamo di cambiare noi stessi. E guardate che se ufficialmente noi diciamo che siamo cristiani, guardate che non è questione di andare a messa la domenica o di pensare anche a Dio qualche volta durante la settimana. È questione di assimilare il Vangelo nella nostra vita, fare di queste parole del Signore la strada. Nelle scelte che noi facciamo deve essere la parola del Signore che ci guida, deve essere la parola del Signore che ci guida. In concreto,
cosa significa questo credere, questo convertirsi. Forse vuol dire pensare che essere onesti vale più di fare i soldi. Forse significa essere giusti, essere sinceri, vale più di una carriera. Forse significa essere fedeli alla moglie, al marito, vale più che farci belli nel dire che noi collezioniamo conquiste a destra e a sinistra. Vuol dire cercare di pensare come le beatitudini e crederci in queste beatitudini. Beati i poveri, beati i misericordiosi, beati gli operatori di pace, eccetera. E non solamente pensare in questa maniera, ma anche fare così. Convertirsi vuol dire smetterla di comportarsi come se Dio non avesse a che vedere con il nostro lavoro, con gli affari, con la nostra famiglia, con il nostro divertimento. Guardate, ci vuole coraggio, è vero, ci vuole coraggio. Ed è per questo che il Signore ci invita ogni volta che noi leggiamo il Vangelo, c'è sempre questa frase che ritorna: convertitevi, credete nel Vangelo, credete nella mia parola. Ecco, io credo che è questo che noi vogliamo cercare di chiedere questa mattina al Signore, di avere più fiducia nella Sua parola, di prendere sul serio la Sua parola e nelle scelte che noi viviamo cercare di fare sì che questa sia la stella a cui noi dobbiamo guardare nelle scelte che noi viviamo. Dio Padre, nella Sua misericordia, ci chiede di accogliere l'invito alla conversione del cuore come l'unica via da seguire per la nostra salvezza. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, perché nel suo impegno missionario continua ad annunciare il Vangelo ad ogni uomo, e guidi noi tutti alla fedeltà della parola, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i responsabili delle istituzioni, perché nel loro impegno a favore del bene comune assicurano il rispetto dei diritti umani, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i giovani chiamati alla vita consacrata, perché con fedeltà nella sequela diano testimonianza del loro cammino di grazia, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i cristiani che soffrono a causa di divisioni e contrasti, perché attraverso il dialogo riescono a costruire ponti di pace, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la nostra comunità parrocchiale, perché rinnovi ogni giorno la disponibilità al perdono e alla riconciliazione fraterna, preghiamo. Ascoltaci. O Signore Gesù, facci conoscere le tue vie, insegnaci i tuoi sentieri. Donaci di essere fedeli alla tua parola che libera la nostra vita dalla schiavitù del peccato, ci conduce alla salvezza, che vivi e regni nei secoli.
Eucaristia, ci hai nutriti col corpo di Cristo tuo Figlio, fa che ci rallegriamo sempre del tuo dono, sorgente inesauribile di vita nuova. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Vi prego di sedervi un minuto. Nel foglio degli avvisi che troverete laggiù in fondo, vorrei solamente attirare la vostra attenzione sulla prossima domenica, il 1° febbraio, quarta domenica del tempo ordinario, nel pomeriggio dalle ore 16:30 all'ora di guardia, e poi martedì 27 gennaio, dopo la Santa Messa, le riflessioni sulle letture della quarta domenica del tempo ordinario. Vorrei ricordare a quelli che frequentano il corso della Cresima per giovani adulti che il prossimo incontro sarà martedì prossimo alle 19:30 e che il conferimento del sacramento della Cresima sarà fatto il giorno 15 febbraio, domenica mattina alle 10. Sarà presente il nostro vescovo Morosini. Vorrei ringraziare quelli che fanno questo servizio. Ogni domenica vedete che si mettono laggiù in fondo per distribuire la Famiglia Cristiana o altre riviste, eccetera. Come sapete, in base anche a quello che si vendono, c'è un piccolo guadagno anche per noi, per la parrocchia. E quindi nell'anno scorso, 2014, ecco, abbiamo avuto un dono per 180 euro, e quindi voglio veramente ringraziare sia le persone che si danno da fare ogni domenica per distribuire queste riviste, e un invito anche a ciascuno di noi, se è possibile, a comprarle. Oltre che a una buona lettura, c'è anche questo beneficio per ciascuno di noi alla fine dell'anno, per tutti quanti, per la parrocchia. Vorrei anche attirare la vostra attenzione, lo vedrete laggiù in fondo in un foglio. Il 3 febbraio 2015 alle ore 19 nel palazzo della provincia di Reggio Calabria c'è questo promosso dal MLAC, cioè Movimento Lavoratori Azione Cattolica, su questo tema, un incontro, prospettive e speranze nella nuova città metropolitana. Quindi interverrà anche il sindaco Falcomatà. Quindi per chi volesse lo può benissimo anche trovare, lì c'è il foglio, il manifesto, oppure rivolgersi a Totò Gatto. E poi vorrei attirare la vostra attenzione su questo invito, e vorrei estendere l'invito a tutti i genitori che avete i bambini a scuola, su una tematica che è molto importante oggi, sulla problematica della teoria gender. Ora, il prossimo 30 gennaio, cioè venerdì sera, alle ore 19:30, presso l'auditorium Don Orione, nella Collina degli Angeli, si terrà questo incontro dibattito, teoria gender e la sfida antropologica. È un incontro che è sostenuto dal Vescovo e da tante altre associazioni. Vi chiedo veramente, se è possibile, di partecipare, soprattutto voi genitori che avete i vostri figli nelle scuole. Cos'è questa teoria gender? Leggo.
C'è una visione antropologica promossa oggi dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dunque dal governo italiano, secondo la quale è finito il tempo in cui l'umanità si divide naturalmente in due sessi, maschi e femmine, uomini e donne. La visione gender, su cui si fonda questa strategia del governo italiano, o di alcuni, dice invece un'altra cosa. In realtà ciò che conta non è il sesso biologico e la relativa azione educativa che normalmente si riceve in famiglia, nella scuola, in parrocchia o altrove. Invocando una libertà assoluta di diventare ciò che si desidera essere, qualsiasi ostacolo o condizionamento che proponga un altro percorso educativo oltre quello naturale di maschio e femmina, viene considerato sbagliato e addirittura discriminatorio. Quindi la strategia che il governo italiano in questo momento sta facendo si propone di agire nella società perché nessuno in famiglia, nella scuola, nei mass media, in chiesa si permetta di proporre concezioni educative che dissentano dai modelli gender. Io attirerei la vostra attenzione che questa strategia è una strategia, secondo me, che rischia molto. Io direi, è bene, e questo è un invito rivolgo a voi genitori, cercare di saperne un po' di più su questa teoria gender. E per questo che vi invito, noi preti l'avremo giovedì prossimo nell'incontro con il Vescovo e anche con dei professori al seminario, mentre ecco, venerdì alle 19:30 presso l'auditorium Don Orione si terrà questo incontro dibattito. Credo che valga la pena veramente di essere presenti a questo incontro. Chiediamo allora al Signore la sua benedizione. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Andiamo con il canto numero 83. Ho detto a Dio.